Stai ascoltando Tutti i gatti del mondo. Quinto episodio. Il tradimento. Nella puntata precedente. Abbiamo scoperto diverse cose importanti. I gatti sono ancora vivi. La cattiva notizia è che sono scappati di loro iniziativa, perché sono arrabbiati con i loro padroni. Volevo dire, con le persone con cui condividono la vita e la casa. Camilla di Palma sembra essere il capo della rivolta. Al suo fianco, Leon Teodoro, come amico e guardia del corpo. Gatte, gatti, sbaglio o qualcuno di voi indossa ancora i collari? Davvero vogliamo sentir tintinnare campanellini tutto il giorno? Chi l'ha mai portato? Fatemi il piacere, toglieteli subito! Sono il simbolo dell'oppressione umana e noi ora siamo liberi! La vita da gatti liberi non sembra però essere tutta rose e fiori. Hanno poco cibo e Camilla sembra avere un segreto che la tiene in trappola più dei collari con i campanelli. Io dico che siamo ancora in tempo. Magari basta chiedere scusa. Dire che era tutto uno scherzo. Ma no, Leon. Ormai dobbiamo fare la rivoluzione. Non ho voglia neanche io, ma ho le zampe legate. Le giornate dei gatti nascosti iniziano prestissimo. Alle 5 della mattina sono tutti svegli per la prima sessione di igiene personale. Il gruppo è composto da 4.578 gatti. Ora, immaginate 4.578 lingue rosa e ruvide che lavano, pettinano, igienizzano pellicce di tutti i colori. Uno spettacolo davvero ipnotizzante, potrei stare ore a guardarli. Alle 6 ci sono le prime comunicazioni internazionali. Le cape gatte e i capi gatti di tutto il mondo parlano delle loro problematiche da affrontare in giornata e dei piani per il futuro. Gatte e gatti del mondo, ci fa sempre piacere avere vostre notizie. Qui a Bologna la situazione del cibo è finalmente stabile. Abbiamo ricevuto un grosso carico di crocchette di altissima qualità proprio stanotte. Abbiamo 300 gatti del nostro gruppo in missione. Dobbiamo trovare una nuova casa. Nessun umano nel raggio di 100 chilometri. Siamo ancora indecisi su montagna o pianura. Goodbye, my cats! Alle 6 c'è il primo pasto della giornata. E anche qui immaginate il rumore di 4.578 gatti che scrocchettano tutti insieme. Dopo mangiato, per Leon è il momento di ascoltare le lamentele dei gatti, mentre Camilla gestisce le emergenze e prende le decisioni importanti. Cosa c'è oggi, madame? Davvero vi aspettate che a noi vada bene mangiare per terra? Leon, c'è un limite a tutto. A me fa letteralmente schifo. Non possiamo mettere un deumidificatore? Questa umidità mi sta uccidendo. Vorrei far mettere agli atti che la dieta dovrebbe essere varia. Mangiare tutti i giorni crocchette è semplicemente molto noioso. Immagino siate qui per raccontarmi i vostri sogni anche oggi. Il resto del giorno i gatti sono liberi di fare quello che vogliono, come vogliono, per quanto tempo vogliono. Ci sono solo due regole: non farsi vedere dagli umani e lasciare il rifugio meglio di come lo si è trovato. Leon, dopo aver visto i messaggi di Agostino, Rebecca e gli altri, ha cercato di evitare Camilla in ogni modo, ma ora deve proprio andare da lei. Cosa c'è, Leon? Puoi smetterla di sospirare, per favore, che non riesco a pensare. Stai pensando a Rebecca? No, Leon, non sto pensando a Rebecca. Sto pensando a come fare felici migliaia di gatti che sono abituati a fare 10 pasti al giorno.
che avevano lettini, coccole, grattini, stick, prodotti per i denti. È facile, torniamo a casa. Possiamo ancora tornare a casa. No, Leon, non si può più. Basta insistere, così non mi aiuti. È certo, perché il punto è sempre aiutare te. Non mi hai neanche chiesto come mi sento dopo aver visto il video di Agostino. Perché non ce n'è bisogno. Non fai che sospirare da ore. Ti sento sospirare da chilometri di distanza. Ho capito. Sei triste. Ti manca Agostino. Non fosse per me che ti ho incastrato in questa cosa, staresti sul divano a dormire. Lo sai che per la maggior parte del tempo non dormo, ma penso. E non è neanche facile pensare con quel cane che mi fissa di continuo. Dai, ammettilo. Cosa devo ammettere? Che se non fosse per il codice dei gatti mi avresti già abbandonata qui. Se non fossi tuo amico ti avrei già abbandonato. Ma anche Agostino ha bisogno di me. Hai visto com'era vestito? Se non ci sono io che gli faccio sparire tutte quelle magliette orribili. Ah, non voglio sentire un'altra parola su Agostino. Ah? Parla quella che esce tutte le notti per andare a fissare la finestra di Rebecca. Come reagirebbero gli altri gatti se sapessero che la loro capa infrange tutte le regole? Mi stai minacciando? Ti sto supplicando di ragionare! Piove! Piove! Camilla e Leon vengono richiamati bruscamente alla realtà. Piove. Ognuno di loro sa cosa fare in caso di pioggia. Mettere al sicuro il cibo, trovare riparo, sperare che smetta al più presto. L'acqua sta salendo velocemente nel nascondiglio sotterraneo di Camilla e i gatti. Ognuno ha fatto la sua parte, ma nessuno è preparato per questa quantità di pioggia. E poi si sa, i gatti detestano l'acqua. Calma, cerchiamo di mantenere la calma. Iniziate l'evacuazione. Rifugiatevi nei tunnel, ognuno prenda del cibo. No, dobbiamo uscire fuori, qui sotto è una trappola. Io non ci vado nei tunnel, è buio. I gatti hanno ormai l'acqua che gli copre le zampe. Continuano a tirarle fuori e leccarle, ma poi sono costretti a rimetterle nell'acqua gelata. Le pellicce sono bagnate, gli umori sono a terra. Camilla cerca di rassicurare tutti, ma la verità è che non ha la più pallida idea di come uscire da questa situazione. Aiuto! Aiuto! Scappate! Si sta allagando tutto! Scappate! Sono mare! Alcuni gatti, intenti a scappare nei tunnel, hanno scoperto una botola con la scritta «Non aprite» e ovviamente l'hanno aperta. Un fiume li ha travolti e ora l'acqua sta salendo a grande velocità. I gatti cercano di aggrapparsi dove possono, ma sono ormai coperti fino al collo e costretti a nuotare. Camilla, diglielo che possono uscire. Digli di uscire di qui, ti prego. No, Leon. Zitto. Ora basta, Camilla di panna. Saresti capace di farci affogare tutti, piuttosto che ammettere che siamo qui perché vuoi farla pagare a Rebecca. Non c'è nessuna rivoluzione, cari gatti. In quel momento un'onda travolge Leon e nessuno lo vede risalire in superficie. I gatti sono allo stremo. Ormai toccano con le teste il soffitto del rifugio, mentre l'acqua continua ancora a salire. Sono le 7 di sera e per i 4.578 gatti del rifugio la giornata non sembra andare per il meglio. Nello stesso momento, in via delle Fragole, gli occhi di Rebecca, Piero, Alice, Agostino, Luigi, Enza e tutti gli altri stanno guardando la pioggia che cade incessantemente sulle finestre, sperando che i loro gatti siano al sicuro. Leon! Leon! Nella prossima puntata. Sei proprio tu? Sto sognando. Che vuoi dire con... Abbiamo perso tutto. Tutti i gatti del mondo è una produzione Loud Stories. Prodotto e curato da Marta Freddio. Scritto e diretto da Chiara Giantella. Registrato presso Synchrodub Bologna. Supervisione voci Stefano Cutaia. Assistenza alla registrazione Noemi Castelvetro. Fonica di sala Luz Gonzalez Rios. Sound design, post-produzione audio, sigla originale, Amplitudo. Interpretato da Massimo Antonio Rossi, Mariangela Salmi, Sofia Bendaud, Lucia Gadolini, Luca Costantini, Alice Nanni, Stefano Cutaia, Pietro Mengozzi,
Riccardo Cutaia, Marco Musso, Francesco Bedeschi, Matteo Fantuzzi, Elena Berto, Noemi Castelvetro, Francesca Consalvi, Luigi D'Onofrio, Martino Morando Siebert, Anna Fusco, Tommaso Emanuel Martini.